Onorevole Li Joy, alla luce di quanto accaduto durante le elezioni, c'è una ripresa enorme, esponenziale del Partito 5 Stelle, un partito che con il suo leader, l'ex presidente Conte, ormai diventa un partito maturo. Si è liberato di qualche fardello, si è ripresentato alle urne e addirittura in alcune zone d'Italia è il primo partito in assoluto. Ecco, dal vostro punto di vista, qui nel consiglio regionale della Sardegna, c'è stato, diciamo così, un sussulto di ripresa anche di fiducia e di prospettive per il futuro? Indubbiamente il Movimento 5 Stelle ha fatto un risultato eccezionale nella nostra isola, raggiungendo il 22%, cioè 7 punti in più della media nazionale. E questo, al di là della indubbia forza di Giuseppe Conte, che ha dimostrato di avere una leadership eccellente e ci ha guidato sicuramente con maestria in questa campagna elettorale così breve ma così intensa. E noi riteniamo che sia stato fondamentale anche il lavoro che il gruppo del Consiglio regionale ha portato avanti sul territorio, dimostrando che il Movimento 5 Stelle era vivo anche quando magari da altre parti si pensava che fosse morto. E quindi, perché così si diceva, è la verità, anche diciamo, nell'imminenza dell'evento elettorale. Quindi questo non può che farci piacere, siamo ovviamente contenti, ma siamo consapevoli che questa è un'ulteriore assunzione di responsabilità e che bisogna continuare a lavorare con questo ritmo, con questi obiettivi, con questo programma per un appuntamento elettorale che è vicinissimo, perché tra un anno e mezzo si voterà per la nuova giunta regionale. Ecco, onorevole, nelle analisi poi successive al voto si è detto che il reddito di cittadinanza vale 1,5 milioni di voti al sud. C'è stato anche Sallusti che, insomma, in un confronto diretto con Giuseppe Conte, gli ha detto questo è voto di scambio. Ovviamente quello se l'ha avuta a male, hanno avuto la solita discussione, però da questo punto di vista uno può anche non dico di pensare al voto di scambio, però insomma vale molto questo reddito di cittadinanza e soprattutto è ben riposto. Innanzitutto Giuseppe Conte ha annientato Sallusti immediatamente, perché tra l'altro quell'intervista la ricordo benissimo, era infarcita di falsità, di bugie che il nostro leader ha rimandato al mittente con la sua competenza, con la sua classe che non è uguale. Poi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza è verissimo quello che dice Giuseppe Conte, che praticamente persone che guadagnano 500 euro al giorno fanno la guerra ai poveri, cioè persone che guadagnano al massimo 500 euro al mese. E il reddito di cittadinanza è stato fondamentale durante la pandemia perché ha salvato 1 milione di persone dalla morte per fame. Questo è un dato di fatto. È chiaro che deve essere rimodulato, giustamente, è già presente agli atti in Parlamento una nostra richiesta di modifica, per cui chi rinuncia alla prima offerta di lavoro vede decurtato il reddito di cittadinanza. Però ricordiamo che ad esempio le truffe sul reddito ammontano all'1%, chiaramente, che la stragrande maggioranza delle persone che lo ricevono sono persone inabili al lavoro, minori, diversamente abili. Quindi sicuramente questa è una misura che tra l'altro è presente in tutta Europa, noi siamo arrivati per ultimi, che è una misura di civiltà e di dignità e noi ne rivendichiamo il valore e anche il merito di averla introdotta nel nostro paese. E queste sono le critiche mosse a Giuseppe Conte dopo le elezioni, ma prima delle elezioni, più durante la campagna elettorale, tutte le critiche e le accuse mosse nei confronti di Giorgia Meloni dal Partito Democratico erano anche, secondo me, più gravi. Lei pensa che ci sia una deriva, ci stia presentando una deriva fascista in Italia? Allora, innanzitutto adesso Giorgia Meloni non potrà più gridare al lupo o gridare alla luna e dire che non va bene qualsiasi cosa venga proposto dal governo in carica, perché in questo modo è facilissimo guadagnare consensi parlando alla pancia degli italiani. Adesso lei, che giustamente, legittimamente, per il risultato elettorale che ha avuto, siederà nella sedia di primo ministro, dovrà dirci che cosa fare. Noi siamo i cittadini che stiamo aspettando le sue direttive. Non potrà più dire che è colpa dell'Europa, è colpa del Movimento 5 Stelle o quant'altro. Dovrà dimostrarci di essere in grado di governare. A mio parere, come Giuseppe Conte ha più volte ribadito, Giorgia Meloni è inadeguata
a governare, perché ha dimostrato anche durante la pandemia, quando assieme al suo compare Salvini hanno semplicemente fatto un'opera demolitrice, cercando di, appunto, di distruggere qualsiasi azione di governo, che poi nei fatti si è rivelata giustissima e adeguata per far sì che il nostro paese rimanesse a galla in un periodo veramente catastrofico, che altrimenti avrebbe potuto avere conseguenze veramente inimmaginabili. D'ora in poi voi in consiglio regionale, manca meno di un anno e mezzo alle prossime tornate elettorali regionale, questa prima tornata di elezioni era nazionale, potrebbe essere stata la cartina di tornasole di quello che potrebbe succedere fra un anno e mezzo? Beh, diciamo che la Sardegna ha dato una risposta netta, a parte il risultato di Fratelli d'Italia, che chiaramente è portato dal vento nazionale, però per altri aspetti questa giunta regionale è stata sicuramente bocciata dall'elettorato che ci ha dato grande fiducia, perché il 22% vuol dire che quasi un cittadino su quattro che è andato a votare ha votato Movimento 5 Stelle, per essere chiari, perché la matematica non è un'opinione, ci ha dato ulteriore responsabilità per continuare in questo nostro lavoro, anche propositivo, perché nonostante quelle le affermazioni da comunicato stampa del Presidente della Regione, che dice che l'opposizione non ha mai fatto delle proposte, i cassetti del Consiglio sono pieni di proposte da parte dell'intera opposizione e quindi anche e soprattutto per quanto mi riguarda del Movimento 5 Stelle. Noi continueremo in quest'opera ovviamente di denuncia delle malefatte di questo governo, ma anche di proposta, perché chiaramente ci dobbiamo già proiettare ad un programma di governo che dovrà poi portarci, tutti ci auguriamo, alla vittoria elettorale, a dare quindi una nuova fiducia, un nuovo respiro a questa nostra isola così bistrattata. Ecco, quindi in futuro sono maturi i tempi di presentare una candidatura tutta vostra, con quali alleanze, cioè dovendo presentare una vostra candidatura fra un anno e mezzo, quale sarebbe l'alleanza più naturale, quello che in tanti hanno chiesto prima delle elezioni? Allora, noi adesso ci identifichiamo con un movimento progressista, ambientalista, che pone al centro la transizione energetica e la difesa degli ultimi. È chiaro che Giuseppe Conte è stato veramente chiaro, mi ripeto perché questo è il termine esatto, con questa dirigenza del PD non ci può essere nessun dialogo, perché chiaramente ci hanno considerato degli appestati e quindi di conseguenza è assolutamente impossibile. Poi noi riconosciamo ovviamente pienamente la leadership di Giuseppe Conte e quindi chiaramente in questo momento noi in Consiglio regionale continueremo la nostra azione dai banchi dell'opposizione, così come farà il Movimento 5 Stelle dai banchi dell'opposizione in Parlamento. Questo è il nostro modus operandi da oggi in poi. Poi chiaramente vedremo se col passare del tempo si presenteranno opportunità di un dialogo con altre forze politiche. E noi in questo momento siamo stati orgogliosi di andare da soli, perché abbiamo dimostrato che il popolo italiano ha il Movimento 5 Stelle nel cuore, ha Giuseppe Conte nel cuore e quindi per noi questo è un punto di partenza fondamentale, basilare direi, che ci dà grande fiducia per il futuro. Grazie onorevole, in chiusura rapidissimo, le dispiace un po' per Di Maio, dai, un pochino, poco. No, guardi, va a vendere i bruscolini allo assolutamente stesso. Anzi è la fine che merita, perché Luigi Di Maio ha tradito il volo del Movimento, si è dimostrato alla fine quello che era, ha saputo recitare in 10 anni, però si è dimostrato quello che era, e il popolo, non soltanto i 5 Stelle, ma i cittadini italiani l'hanno punito e l'hanno relegato al ruolo che merita, tanto più che nel suo seggio, che doveva essere blindato, ha vinto il nostro ministro Costa, che l'ha doppiato. Quindi questi sono numeri, ora Luigi Di Maio torna allo stadio. Non torna allo stadio, si dovrà sicuramente cercare un'altra occupazione, perché in Parlamento non c'è. Grazie. A voi.